Ciao, benvenuto. Questo è il primo di una serie di video che andranno a costituire una mia personale guida sull'utilizzo del video editor Kdenlive. Kdenlive è un acronimo che significa KDE, Non Linear Video Editor, ovvero un video editor non lineare per ambienti KDE. Fondamentalmente è un video editor semi-professionale, molto potente, totalmente free e molto facile da adoperare. Per scaricarlo basterà andare nel repository della tua propria distribuzione Linux, nel mio caso che è Ubuntu, è l'Ubuntu Software Center, e procedere con l'installazione. Un altro metodo alternativo per l'installazione è quello di andare sul sito, cioè kdenlive.org, nella sezione download e seguire le istruzioni. Esiste anche una versione per sistema operativo macOS. E fino a qualche anno fa era possibile anche scaricare una ISO da installare in chiavetta USB o in CD per poterlo adoperare in live anche con Windows. Praticamente il sito dava la possibilità di scaricare una ISO Linux con preinstallato Kdenlive, per cui installandola poi su una chiavetta USB o su un CD poteva spegnere il computer, inserire la chiavetta o il CD e fare ripartire il computer e in dual boot selezionare la ISO. E quindi si poteva provare tranquillamente Kdenlive anche su Windows. Purtroppo per gli utenti di Windows attualmente, come sostiene il sito stesso di Kdenlive, non avendo più aggiornato le ISO, questo non è più possibile. Una volta scaricato e installato Kdenlive, lanciandolo per la prima volta, si aprirà una finestrella di benvenuto e per la configurazione. Scorrendo col tasto Next, potrai trovare delle configurazioni standard di questo video editor, alle quali non occorre apportare modifiche, in quanto in seguito, durante il processo di post-produzione dei video, potrai fare il rendering apportando le modifiche che preferisci. Andando avanti in questa finestrella, ti comparirà una schermata dove ti mostrerà che lui automaticamente creerà una cartella Kdenlive dove conserverà tutti i file che produrrai col video editor. Sempre nella stessa finestrella troverai anche delle voci già spuntate, dove per esempio ti dice che è attivato il crash recovering, nel senso che se tu stai lavorando, stai producendo un video e il software ti va in crash, non hai perso niente perché man mano che tu vai lavorando automaticamente conserva le impostazioni. Nell'ultima schermata di questa finestrella hai la possibilità, sempre se tu hai una videocamera collegata al computer, di poterla abbinare al programma. Infine, cliccando su Finish, si aprirà la schermata di lavoro vera e propria. La schermata di lavoro è costituita in alto a sinistra da una finestrella dove importerai le clip, i video, tutti i vari file, quindi audio, video, immagini. Accanto, nella parte centrale, ci sarà una seconda finestrella dove potrai modificare i vari effetti e le transizioni. A seguire, sulla sinistra, ci sarà una terza finestrella che praticamente permette di visualizzare i vari file. I vari file che sia della finestrella a sinistra, quindi quelli che hai importato, sia quelli che si trovano nella timeline. In basso, infine, appunto, troviamo la timeline, che è l'ambiente di lavoro dove trascinerai i vari file per assemblarli per fare il video. Bene, per questo primo video è tutto, ho parlato di come scaricare e installare Kdenlive e
una breve descrizione dell'ambiente di lavoro. Spero che questo video e quelli a venire possano esserti utili. Ti inviterei a scrivere dei commenti sotto questo video, a mettere mi piace, a condividere sui tuoi social e soprattutto, se non l'hai già fatto, a iscriverti al mio canale. Ciao!